1992 vanno le cose anche imperfette, nel senso che hanno più valore, perché se Mina fosse stata normalissima non aveva successo, invece i difetti di Mina l'hanno portata subito a fare, dare il colpo d'occhio, no? Cioè, 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 e allora tutti quanti hanno detto chi è questa che canta così, ed è venuta fuori Mina, con la voce poi, perché l'importante come nei tappeti deve essere bello anche il tappeto, no? Anche l'imperfezione. Bene, l'indirizzo, signor? Dunque, l'indirizzo è Romano Baroncelli, Piazza Risorgimento, è la piazza centrale di Quarrata, Quarrata, provincia di Pistoia. Siamo aperti sempre, siamo chiusi oggi, cioè la domenica, e trattiamo tappeti di tutti i paesi dell'Oriente, nuovi, vecchi ed antichi, per cui avete molte alternative e chiaramente sempre di riflesso alla telefonata che avete fatto qui oggi. Grazie. Io saluto mille. Tutti, anche lei. Grazie signora, ma forse faremo un riepilogo se abbiamo il tempo, ma vedo che l'ora e mezza con me è distesa abbastanza. Allora, una cosa siamo importante volevo dirti, ci è arrivata una telefonata, prima abbiamo risposto e continuiamo a dirlo, sì è vero, il prezzo che avete visto prima addirittura per questo shilling, sì, sono è assurdo, ma devo dirlo, non è rotto, non è che c'ha delle toppe, dei rifacimenti. O che non sia originale, No, ecco, non sia originale. È vero, dovete telefonare perché 450.000 lire veramente. I Piumotti e 800.000 gli shilling. Perfetto, perfetto, una precisione che dovevamo fare. Siamo alle La pellicce. Musica parte, siamo noi alle siamo pellicce. Qui con naturalmente Carmen. Elite 2000, via Gigliotti 41, Lido di Camaiore, via Fratti 203, via Reggio, aperto sempre, anche la domenica naturalmente. Allora, questa è la giacca in codine di visone, è un demi bef favoloso, si sa, le codine ogni tanto si trova magari un punto che non, comunque anche quella è una caratteristica delle codine, che magari è scuscito un pezzettino, perché non sono problemi, chi ce l'avesse non si spaventi, succede delle se volte, mi viene delle sì, signore, ho preso certo le gocce per il cuore perché ho visto una scuscitura, assolutamente non ci sono problemi in questo caso. Senti, l'importante... ho visto che molte volte è facile che ci siano delle scusciture nelle pellicce, perché? Cioè, perché... Ma è dovuto proprio dal fatto che essendoci il pelo, quando sì, la pelliccia viene cuscita sotto la macchina sembra magari che ha preso la pelle, essendoci il pelo magari passa un però voi un le rimettete punto a posto, senza, fatemi... non ci sono problemi, certo. L'importante nelle pellicce è la qualità della pelliccia, non se in un punto è scuscita, assolutamente quello non è mai un problema. E sta il fatto che ogni capo è dotato di certificato di garanzia e noi se ne risponde sempre. Queste abbiamo detto sono le codine. Carmen, il prezzo, se non abbiamo ancora detto. Sì, dal prezzo commerciale di 1.850.000, questa mattina per Telebazar, chi telefona naturalmente, 1.350.000, compreso il giubbetto che oramai tutti conoscete, comunque ve lo faccio vedere, grazie Nicole, e il borsone che poi... Sì, dopo lo facciamo vedere anche il borsone, ma state tranquilli, c'è. Quindi 1.350.000 compreso il giubbetto e il borsone. Siamo al castoro selvaggio. Oh, calma, sei selvaggio, te calma. Sì, no, non è arrabbiato però oggi è calmo. Selvaggio. Castoro selvaggio a cappotto, niente, le rifiniture, le fodere, è tutto relativo e questo è un capo di prima qualità e quindi anche tutto il resto è di conseguenza. È un capo dal prezzo commerciale di 3.500.000. Sì. Per Telebazar questa mattina 2.500.000. Taglie? Le taglie ci sono tutte. Tutte? Ci sono anche taglie forti? Beh, se c'è proprio una taglia extra, si fa anche su misura, non no, ci sono problemi. No, però ci sono una signora in ascolto, no? Sì, sì, senza dubbio. E allora, c'è, vedete, anche taglie forti. Ricordate che comporante, dicevamo prima con la signora... Sì, si fanno anche su misura, non ci sono quindi problemi. Si fanno su misura e in più ricordatevi che anche se la stagione è un po' avanzata, vale sempre la pena perché il prossimo anno queste sono già aumentate tutte. Carmen è cambiata un po', da quando guida la macchina. Vero? Hanno detto che è cambiata. Questa è l'alternativa al castoro selvaggio, è una volpe pequen, favolosa, vale sempre lo stesso prezzo, 2.500.000 per Telebazar, compreso il giubbetto e il borsone, tutti e due. È bellissima, penso. 3.500.000 sì, prezzo commerciale, 2.500.000 per Telebazar questa molto... mattina. È setosa, bellissimo. Ecco, bisogna vederla, io niente, non dico più niente, proprio. Vederla e toccarla, sì, è importantissimo. Ecco, sono i tre pezzi, 2.500.000, la volpe, naturalmente, compreso il giubbetto e il borsone. Io farei sempre la telefonata, anche se non avessi problemi proprio dalla pelliccia, la farei lo stesso proprio per andarla a vedere, per il gusto di sapere. Sì, che veramente ne vale la pena, ne vale la pena importante. Per rendersi conto, ecco, dei capi, no, questo...
Ecco, allora io voglio dire di questo cosa era il quinto. Passiamo al, no, sì, era questo era il quinto, il quinto lotto. Passiamo al sesto lotto. E qui siamo già e qui siamo bello, a una giacca, questo, di visone. Giacca di visone. Giacca, per modo di dire, perché è un 7/8. È un modello molto taglie particolare. Sì, le taglie ci sono. Ci sono. L'ho già detto. Poi se non ci fosse in casa la vostra taglia, è possibile farla su misura. Oh no, ma mettiamo tranquille le persone, perché molte volte è successo che in altre città io mi hanno detto sì sì, poi dopo 3 mesi erano ancora lì, dicevano ma stiamo aspettando questa pelliccia, no? Cioè un breve periodo di tempo, sì, per fare una taglia forte. È naturale, è il suo tempo, anche perché certo, sono capi che vanno ma non fatti 3 mesi, con... no. No, ora le feste sono passate, le furie anche, quindi è più facile ottenere il capo prima possibile. Questa, abbiamo detto, è la giacca di visone con l'alternativa del cappotto in marmotta canadese. Questa è molto bella, anche questo che poi è sempre stata un po' la mia passione. C'è marmotta e marmotta canadese. Questa è meravigliosa. È una delle più belle, molto argentata. Naturalmente dall'una all'altra, trattandosi di capi naturali, c'è sempre una differenza, c'è quella più chiara, quella più scura. È una questione solo di gusto, non di qualità. Abbiamo detto questi capi dal prezzo commerciale di 4.800.000. Questa mattina per Telebazar 3.500.000. La giacca di visone, la Mi Bef, oppure la pelliccia in marmotta lunga, compreso il giubbetto e il borsone. Ho detto tutto. Signori, noi siamo sempre qui a vostra disposizione con questi prezzi, basta giudicare, andare in giro, guardare, scrutare e poi telefonate prima, questo è importante, poi andate pure tranquillamente. Chi avesse dei problemi a venire in negozio, per quanto riguarda naturalmente i capi di meno impegno, come i più motti, Schirlinger, è possibile spedire contrassegno, quindi voi telefonate pure, quando io vi richiamo ci si mette d'accordo. Però io lo sto toccando la questo, e questo vi dico veramente morbidissimo e favoloso, sì, sì. Eccezionale, veramente. Bene, bene. Tutte le pellicce sono dotate di certificato di garanzia e polizza assicurazione per un anno contro ogni rischio. Elite 2000, via Gigliotti 41, Lido di Camaiore, aperto anche la domenica, quindi anche oggi vi aspettiamo perché abbiamo già i vostri nominativi. Via Fratti 203, via Reggio, chiuso la domenica e lunedì mattina. Grazie mille. Grazie. Chiamiamo Nicoletta perché era, grazie, era andata triste perché lei di fronte alle pellicce è triste. Ti ridò il sorriso, ti rimetto le pentole, così sì, è il tuo mondo. Vai, andiamo un po', che sto scherzando. Allora, c'è Panerai che scalpita perché quelle posate sono veramente belle. Veramente sono già belle. Le persone che hanno telefonato hanno detto, ma di roso. Io sono rimasto tutti così, vi spiegare questo roso. È che un legno, è il legno, un legno, è il legno, è il legno di rosa. Ma state signore, non lo sanno cos'è, capito? Come? C'è anche a me Erode, capito? Non sì. A Rosole, io ho tutto. Allora, vediamo intanto cosa. Allora, Panerai Varo, via Mazzini 42, Sesto Fiorentino, chiuso la domenica e il lunedì mattina. Anche tu, tutta tranquillo, chiusi, tranquillo. Quindi anche io. Bene, andiamo al quarto, quinto. Siamo al quarto lotto, è una batteria della Valco, sono 18 pezzi, con l'aggiunta dei mestoli, la piastra, sempre la solita piastra, e la friggitrice ci mettiamo ancora in questa qua, che l'abbiamo posata più avanti, scusa. Sì. Niente, piano 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 affatto. Non è che si trova che, avanti, che si rompe, quindi c'è la friggitrice, la batteria sono 18 pezzi, abbiamo fatto un'aggiunta dei mestoli, friggitrice e piastra per che cuoce tutto. La batteria è composta con una pentola del 22 le tegame del 20 e uno del 18, una trentella, sono 8 pezzi da fuoco, da fiamma, ossia 9-10 con la piastra, con tutti i suoi relativi coperchi. Qui abbiamo anche le la campana per cuocere con un altro tegame sotto e sopra. Hai sentito che suonavano, poi siamo domenica, sentivano le campane lontane. Vero? La questa campana è la campana sotto e sopra. C'è il mestolino per levare le griglie del cuociverdura. I pezzi sono 25 ogni modo, prezzo commerciale è 350.000. Per questa mattina e in questo special la cediamo, questa batteria della Valco, 240.000 lire. Prendete nota per il prezzo che noi vi diamo, perché veramente è un boom di questa batteria. Passiamo al quinto lotto. Il quinto lotto sono 75 pezzi di posateria, di ottoni. Con, questo qui è un pezzo che uno è fatta con manico in osso, o questo è in legno di rosa.
Ecco, scusa, quindi, un momento, in questo momento si sta vedendo quelli in manici d'osso. Di osso. Ecco. Molto belli, questi quanti pezzi sono questi? Ecco, questi sono 75 pezzi, 75. Interamente di ottone con il manico in osso. Quindi questo è veramente qualcosa di veramente grande, perché è una posata thailandese, questo qui non ci sono imbrogli da nessuno. Questo è garantito. Scusa, tutto, ti interrompo un momento, non telefonate. Prego. Più per il quarto lotto dei tappeti di Baroncelli, per il quarto lotto, stop, stop. Bene, allora, bene. Dimmi, dimmi, allora e dunque, ancora i 75 pezzi thailandesi, manico fatto artigianalmente, non sono tutti uguali, tutti ben precisi, perché non sono fatti a macchina, ma soltanto a mano. Stai vedendo questo momento sul monitor. Sì, questo, il primo, sopra è quello con il manico in osso. Secondo? Il secondo è legno di rosa. Quello che vediamo adesso. Sì, interamente fatto a mano, artigianalmente, nessuno sono uguali, più chiari o più scuri, oppure deformi dal pezzo. Ma il prezzo, diciamo. Il prezzo è 340.000, ma è assai molto più alto, è 340.000 la nostra vendita, lo cediamo per questa mattina in Telebazar a 248.000 lire. 248.000 a un 75 pezzi di posata thailandese. Quindi questo qui, siamo poi al sesto lotto. L'ultimo, e attenzione, sì, che non è il sesto lotto, davanti. Che ci sono 13 pezzi con 9 pezzi da fiamma, ricordate, 9 pezzi da fiamma, è una batteria 13 pezzi per cucinare con grasso o senza grassi, dietetica e delle pini in osse. Quindi ricordate, c'è le pentole grandi con tegami, teglie per friggere, c'è un po' tutto, il colapasta. È una batteria di 13 pezzi, come ripeto. Prezzo commerciale 250.000. Ricordate, la cediamo al prezzo di 155.000. Questa si può avere con i manici in ottone, come sono questi, acciaio e manici in ottone, oppure tutto il manico acciaio e la piastra in acciaio. Tutto uguale. Acciaio con acciaio o ottone acciaio. Questa è a scelta del cliente. Ricordate, 155.000 lire per una noi. Batteria 13 pezzi. Ma il prezzo commerciale quant'è, hai detto? È 250.000. Ecco, potete sempre confrontare, signori, perché adesso non questo vorrei qui, che qualcuno, sì, cadesse in errore, dice non dicono la marca perché hanno dei problemi, perché probabilmente se noi andiamo a confrontare. No, no, no. La Inos, che lui non voleva dire prima, e l'ho detto io, dunque volete confrontarla perché i prezzi non riusciamo. Sì, perché se vanno a trovare quella là, la serie. Sì, ma è giusto, ma bisogna dirle però. Il primo e il secondo lotto, attenzione. Non è questione di pubblicità, perché se uno dice Grunding, per dire un televisore, dice una marca, bisogna dirlo, sennò poi è lo stesso, pazienza, insomma, brontoleranno perché dice non si può dire. No, ma perché troppo abbiamo troppo bastonato. Fra poco avremo le Fiat, le Renault. Abbiamo bastonato un po' troppo il prezzo, capito? Gran bazar. Raffaele, quindi, volevo dirti che dovevamo dare lo stop per il terzo lotto di Riccardo. Ah, ecco, io chiedo scusa perché intanto mi danno delle indicazioni lontano con i telefoni, eccetera, ma io ormai non sono pratico, è una trasmissione nuova per me, è la prima volta che la faccio, mi giunge tutto nuovo, è giusto che paghi dazio, nel senso che perdo dei tempi, ma vi accontentano lo stesso, non è un problema. Tanto sono qui io, quando ci sono, dico, signori, sono il papà, nonno, sono il nonno di Gran Bazar, di Telebazar, allora diamo un regalino in più oggi a quelli che telefonano, data la mia presenza. Allora, abbiamo detto i quattro lotti, c'era una precisazione da fare. Scusami, sì, perché sì, prima non l'abbiamo voluta dire, però adesso io non vado avanti se tu non mi dici la marca di questa, di non questa pentolata bellissima. È la Inospan. Ecco, Inospan, perché ci ha dato una persona che ha telefonato e ci si conto dire è di una marca che non posso dire, non possiamo confrontare. Non si può dire perché, siccome è già il prezzo che non possiamo dare a questo prezzo, questa batteria costa 550.000 lire. Possiamo. Come possiamo? Lo possiamo dare, siamo Gran Bazar. Abbiamo messo a 298.000. Noi abbiamo i permessi, lo possiamo fare. Siamo i primi, abbiamo fatto Gran Bazar. Sì, abbiamo fatto un forte acquisto e allora con questo qui abbiamo avuto il prezzo da stralciare anche per i nostri amici clienti. Certo, perché quando io ho fatto nascere Gran Bazar, dicevo che ero matto, non è mica vero. Perché adesso vi dico che le ditte prenderanno anche le emittenti private, perché so, no, tu perché tanti che c'hanno lì. No, dico gli altri. Ho visto che la Coca-Cola, per esempio, ha preso la Columbia per poter fare dei film. Perché ormai siamo su questo piano qui, saranno le ditte, come è la pubblicità che impera. E tu credi che la gente non vada a vedere Richard Burton perché c'è scritto la Coca-Cola presenta il film con Richard Burton e Elisabetta, cioè lo stesso. Ma in tutto ormai quello vince. Per il momento ci sarà un impatto, poi dopo, come Gasman dice, io non farò mai i caroselli.
poi hanno visto che lo faceva la Pagnani, poverina, gli altri, l'ha fatto anche lui. Seguito anche lui. Allora, Panerai Varo via Mazzini 42, Sesto Fiorentino. È chiuso la domenica e il lunedì mattina. C'hai tante cose nel tuo negozio, oltre le pente. Ce ne sono tante ancora, sì, piatti, sì. Difidate, gente, di quei grandi mercati dove si va, europei, nazionali, eccetera, che uno pensa che ci sia tutto, invece fa i confronti, vede le cose nostre, le vede anche in questi agglomerati, dove noi li mettiamo sempre dei prezzi più bassi, anche di quelli. Anche degli altri. Grazie mille, basta, Panerai, se non ti tolgo il microfono. Non chiudiamo più. Bene, abbiamo ancora due minuti, vorrei mettermi un momento al centro con Nicoletta senza pestargli il microfono. Oh, volevo dire, dunque lo special, tu sai tutto dello special, no? Siamo domenica mattina, ci rivediamo fra due settimane per lo special, no? Oggi è il 31, no, pardon, la trasmissione andrà... No, fra 15 giorni, fra 14 giorni, va bene, non è un problema. Vorrei essere precisa, sei troppo precisa, anche perché chi ha telefonato adesso può darsi un telefono fra due settimane. Però io vi dico... Molte volte persone dicono: ma è possibile che portino sempre gli stessi commercianti, è possibile che portino sempre le stesse cose? Un po' è per la richiesta e un po' perché siamo a vostra disposizione. Quando noi troviamo delle persone che capiscono il discorso pubblicitario, come ho già fatto tante altre volte, vengono in questa trasmissione, noi li ringraziamo perché abbiamo già fatto un telebazar, abbiamo uno special, sembra che dobbiamo fare un'altra trasmissione perché ormai è il negozio del domani, come dicevo 4 anni fa. Grazie signori, ringrazio Nicoletta, ringrazio i tecnici, la regia, tutti quanti, vi do appuntamento fra 14 giorni, però per Gran Bazar invece il martedì, va in onda il martedì sera.